Venite! Fuggite! È impossibile! Dov'è il duca esiliato? Parla! Sono fuggiti verso la montagna! Andiamo! Rifugiamoci qui. Fuoco, fuoco a volontà. Se Riccardo fosse qui. Su, coraggio, figliuola, ci difenderemo. Vengono, monsignore, attenzione! Cercate un rifugio! Presto! Thank you.
I pirati hanno bruciato e ammazzato tutti, anche il tuo padrone. E Elena dove? Non lo so. Vai! L'avranno ucciso, forse rapito. Non potrò mai perdonarmi di non essermi trovato qui. No, Riccardo, vi sareste fatto uccidere inutilmente. Tutti gli amici ci avevano abbandonato. Cosa importa più ormai? Purtroppo mio padre è morto. Ma noi faremo giustizia. Vi giuro che Manfredo sentirà presto parlare di me. Ascoltate. Prosperità, monsignore. Allora? Bene. Sapevo di poter contare su di voi. Ora, monsignore, potrà governare il suo ducato senza timore. Già. Il legittimo duca sono io. L'altro non c'è più. E i figli? Le donne verranno vendute come schiave. I bambini? Nero, dammi le sacche. Ecco la ricompensa patuita. Sono di parola, vedete. Varrà la storia dei pirati. E così tutti crederanno che ad ucciderli siano stati i pirati. Mi è costato caro, ma ho fatto un buon affare. Monsignore sa sempre molto bene quello che fa. Thank you.
Dai! Oh, mia cara. Quando la manterrai la tua promessa? Quale promessa, mia dolce colomba? Su, via, non ricordi un anno fa? Un anno fa? Ah sì, avevo appena, diciamo, sostituito il duca. Il duca! Ma sì, prometteste qualcosa alla bellissima Eva, rammentate, col signore, il matrimonio. Ma sì, mia cara, il matrimonio. Sì, Manfredo mantiene sempre le promesse. Ma come? Non credi al tuo Manfredo? Non ti ho sempre accontentata. Non sei padrona qui? Non hai servi, vestiti, gioielli, tutto quello che vuoi. Chi va là? Fermo! Consegnatelo al vostro padrone. Avete capito? Al vostro padrone. Sano e salvo. Quando ti deciderai a chiedere la mano di mia sorella? Sai bene quanto lo desideri, Riccardo, ma dobbiamo prima pensare ad altro. Hai ragione. Ho qui un regalo per te, vieni. Vi ringrazio, Riccardo, per tutto quello che fate per me. Non lo dimenticherò mai. Ma insomma, la volete smettere di prenderci in giro? Potreste almeno vestirvi in modo differente. I gemelli spaccatutto sono come due gocce d'acqua. Dalla barba agli stivali, nel cuore e nella forza. Io sono il braccio. E io la mente. Calma, colombelle. Colombelle ce n'è per tutte. Ma sono tutti uguali! Già, tutti uguali! Vedete, Elena, quando sono lontano mi sforzo di pensare solo a Manfredo, ma inutilmente. Mi rendo conto che non dovrei dirvelo, non so. Ma il vostro volto così dolce è sempre davanti ai miei occhi. Io devo... Non dite altro, ne ero certa. Ed ho apprezzato la vostra delicatezza. Ma anch'io vi amo, Riccardo. Capitano, vi stiamo...
stiamo aspettando. Vieni. Allora, quali sono le notizie? Capitano, sono riuscito a sapere che un convoglio di viveri, armi e munizioni, scortato da un rinforzo di almeno 30 soldati, giungerà a Monteforte fra 4 giorni. Possiamo essere certi dell'informazione? Por Dio, capitano, le mie notizie sono sempre sicurissime. Bene, credo che tutti siamo d'accordo nell'attaccarlo, sì, vero? Sì. Non dobbiamo trascurare nessuna occasione favorevole per colpire Manfredo. Manfredo deve avere l'ossessione della nostra continua vigilanza e imparare a temerci. Inoltre abbiamo bisogno di armi e di viveri. Ascoltate. Sì, monsignore. Io credo che sia stata una mossa molto abile quella di aver divulgato la data di arrivo del convoglio. Sono d'accordo con te, molto abile. I pirati a quest'ora l'avranno saputo. Che pensi di fare? Prepareremo una trappola dalla quale nessuno uscirà vivo. Così ci libereremo in un sol colpo dei banditi e del loro capo. Lasciate fare a me. Magnifica idea, magnifica. Sarai ricompensato profumatamente. Quel buffone maledetto troverà pane per i suoi denti. E la faremo finita. La faremo finita prima o poi. Nessuno all'infuori di noi altri tre conosce l'identità di Elena, ed è meglio così. Pensa però che la voce potrebbe arrivare all'orecchio di Manfredo. Sì, ma ora anche il mio cuore è al suo servizio. E finché avrò vita, la dedicherò a ristabilire la giustizia e la verità. E noi staremo con te fino alla fine. Finché Elena non regnerà su Monteforte. Se vuoi continuare a regnare tranquillamente su Monteforte, dovrai sgominare tutta la banda. Il piano del Nero è ottimo. Ma sì, ottimo, però... Però? Pensa che gli uomini rimasti a guardia dell'isola, i bambini, le donne, saranno sempre vivi, saranno liberi. Invia un gruppo di tuoi fedeli all'isola. Li coglierai di sorpresa e li sterminerai tutti. Qualche volta hai delle buone idee anche tu. Thank you.
maledetti! Giovanni! Sono in troppi! Mettiamoci in salvo! Salvatevi, amici! È un ordine! Qualcuno è riuscito a fuggire. Non credo che oseranno farsi ancora vivi. Su, andiamo a Monteforte! Aspetta che ti metta le mani addosso e poi riderai. Ranocchio di fogna. Facciamoci coraggio. Forza! Distruggete tutto! Bruciate tutto! Non devono restare che cadaveri e rovine! Per vinti. Dobbiamo radunare subito i nostri uomini e continuare la lotta. Vino meraviglioso. Oste, un altro boccale. Speriamo che la nostra tartana non sia stata scoperta. Dobbiamo accertarci. Tu con Ercole e Marco incrocerete al largo. Io con Spaccatutto invece. Zitti. Stai tranquillo. Ti ha sbaragliato quei banditi senza lasciare loro scampo. Duca, furbo come una volpe. Eh sì, mentre gli preparava una bella trappola qui a terra, mandava a sterminare il loro rifugio all'isa. Avevano una bella riserva di pollastrelle, quei maledetti. Proprio così. E c'era una brunetta con un paio d'occhi che solo vederla ti assicuro ti sarebbe venuta la collina. Dove sono le donne? Parla! I pirati! Sono prigionieri al castello! Questo il nano che mi ha rotto la testa! A me, nano! Certo, amici! Come on!
Siamo brace! Sei ferito tu? Sì, ma non è niente. Andate voi altri, presto. Buona fortuna. Presto, Donato, ho sonno e voglio andare a dormire. E chi può essere? Chi è? Aprite. Cosa volete? Vi prego di ospitarmi per la notte. Sono stanco. Siete solo? Solo. Ve lo giuro e vi ricompenserò. Fallo entrare. Accomodatevi. Donato, porta un altro piatto di minestra. Questa sera, in paese... No, 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 non ci dite niente. Non vogliamo sapere chi siete e da dove venite. Di questi tempi è meglio non vedere e non sentire. Va bene, è come volete. Comunque, ecco qui. Per il vostro disturbo. Guarda, somiglia alla mia. Metti via quella medaglia. Fai vedere. Chi te l'ha data? È mia. Ce l'aveva quando l'abbiamo trovato. Trovato? Non è vostro figlio. Noi non abbiamo figli, per questo l'abbiamo tenuto. È stato tanti mesi fa, vicino alla casa. Era svenuto dal freddo e dalla fame. Ci siamo commossi ed è rimasto. È un bravo ragazzo, ci siamo affezionati. Adesso però vai a dormire. Dormirete qui stanotte, non c'è altro. Buonanotte. Buonanotte e grazie. Di Monteforte è lieto di comunicare alla sua diletta popolazione che il covo dei pirati ribelli è stato distrutto ed incendiato. Il Ducato di Monteforte è tornato libero e sicuro. I banditi sfuggiti alla morte sono dispersi in preda al terrore. Le loro donne prigioniere. Se il cosiddetto sparviero nero non si consegnerà entro domani all'alba, le prigioniere verranno giustiziate. Questo è il volere, cittadini, di Manfredo, Duca di Monteforte. Tutto secondo il nostro piano.
Lasciatemi. Legatelo. Complimenti, amico mio. Non mi aspettavo un simile gesto da voi. Mantenete la parola, liberate le donne. Calma, calma. Dimenticate che siete nelle mie mani. Avrete capito ora chi è il più forte. Vi voglio dimostrare la magnanimità del Duca di Monteforte. Guardate per l'ultima volta il vostro capo. Perché l'hai fatto? Perché? Non potevate morire al posto mio. Coraggio, non è ancora finita. No, non devi morire. Amore mio, io ti amo. Non potete ucciderlo, non potete. Assassino! Assassino! Questa è una giornata piena di sorprese. La cattura del pirata prima. E ora, mia cara cugina, i miei umili omaggi. Credevate che anch'io fossi stata uccisa come gli altri. Avete speso molto male il vostro denaro. Assassino! Cara cugina, le vostre sprezzanti parole non possono farmi dimenticare l'etichetta. Sarete mia ospite nel mio castello. Mantieni la tua parola, Manfredo. Libera le donne o te ne pentirai. Il vostro amato paladino ha fretta di togliervi dalla mia presenza. Ma si sbaglia, perché abbiamo ancora molte cose da discutere insieme, privatamente. Il mio è stato soltanto uno stratagemma per catturare il vostro capo. I gentiluomini di vecchio stampo si riconoscono subito, pronti a sacrificare la vita per una bella dama. Carogna, ignobile carogna, pagherai con il tuo sangue tutto questo. Uccidete anche me con lui, siate generoso. Vi permetto di tenere al vostro fianco una persona fedele. Scegliete. Bene. Domani assisterete all'esecuzione del vostro capo. Poi sarete consegnate ai soldati. Meritano un premio alla loro bravura. E adesso portatele via. Presto! No, lei no. Pagherai. Ti giuro che pagherai i tuoi delitti. Assassino! Non siate sciocca. Non avete ancora capito. Ho capito benissimo. Rimandatemi in prigione con le altre. No. Ho altri progetti per voi. Elena, mi ricordo di voi fin da quando vostro padre vi portò al castello. Mi trattavate come un cortigiano oscuro. Diffidavate di me. Ma ora siete in mio potere, dovrete... Assassino! Come potete pensare che... Riflettete. Del resto, il vostro bene amato, posso benissimo sostituirlo io. Più fate così e più mi piacete. Potreste vivere felice, tranquilla, avere denaro, gioielli, vestiti, essere temuta e riverita. Disturbo? Se disturbo, posso anche tornare. Credevo che fossi solo. Nero! Nero! Portala via, presto. Ti interessa quella donna? Che sciocchezze. Mi interessa soltanto perché è la figlia del Duca di Monteforte. La figlia? Ma non era stata uccisa dai pirati? No, c'è stato un errore. Ma ora vorrei che mi diventasse amica. Ah. Non fare la stupida. Quando si saprà che è viva, il popolo si metterà in fermento. Potrebbero nascere idee nuove. Se invece avessi Elena dalla mia parte, potrei rafforzare il potere, capisci? Magari sposandola. E perché no? E io?
È proprio vero che le donne non capiranno mai la politica. Io amo te, soltanto te. Ma se potessi sposare Elena, ottenere quello che voglio, dopo pochi mesi, la nuova duchessa scomparirebbe misteriosamente. Signora? Che cosa c'è? Dovete andare subito alla taverna, è molto importante. È venuto un mercante di stoffe che aspettavo da tempo. Voglio farmi sempre più bella per te. Con permesso. Lieto che siate venuta. Chi siete? Cosa significa questa medaglia? Va, aspettami fuori. Non vi immaginavo così bella. Per dirmi questo mi avete fatto venire qui? No, e lo sapete. Veniamo al punto. Vi ascolto. Ettore di Monteforte, il legittimo erede di questo ducato, è vivo e nelle mie mani. E potrebbe passare nelle vostre, ma a certe condizioni. Quali? Sarò franco. Ne ho abbastanza di servire lo Sparviero Nero. Tanto più ora che non ci sono speranze per lui. Il caso mi ha messo sulla strada del bambino. Ma se portassi la notizia a Manfredo, questi ci ucciderebbe entrambi. Mentre se il vero erede è nelle vostre mani, sarete voi a dominare Manfredo. Può darsi. Tanto più che ora al castello vive la sorella di Ettore. La sorella? Vedo che c'è qualche cosa che non sapete ancora. Elena, la donna amata dallo Sparviero Nero, è la figlia del vecchio duca. Ora è prigioniera di Manfredo. Adesso mi spiego tante cose. Questo faciliterebbe il nostro progetto. Vi rendete conto che noi possediamo l'unica carta per regnare su Monteforte? Ettore e la sorella hanno dalla loro la simpatia e l'affetto di tutta la popolazione. E quando si saprà che sono vivi, noi due appariremo i salvatori, i benemeriti di Monteforte. Perché dite noi? Perché questo progetto è nostro. Mio e tuo. E Manfredo? Sparirà al momento opportuno, come scompariranno a tempo e luogo Ettore e la sorella. E noi saremo i padroni assoluti. Sì, ma con piena legalità. Tu sarai la duchessa di Monteforte. Io il duca. Perché sarà il giovane erede a firmare i decreti prima di scomparire. Dunque, vi piace il trattamento? Al fresco le idee germogliano meglio. Cosa rispondete alla mia offerta? Allora? No. No. Maledetto. Vattene. Vattene. Venite qua. Guardate com'è ridotto il vostro eroe.
Riflettete, mia cara. Se accettate di diventare mia moglie, risparmierò quel Riccardo. Decidete. Non credere una parola di quello che dice, Elena. Quest'individuo non sa cosa sia onore, coscienza, dignità. Anche se accetti, ucciderà ugualmente Riccardo. Tanto peggio per voi. Avete tutta la notte per pensarci. A domani. Riccardo, oh Riccardo caro, che fare, che fare? Vedete come tratto i miei nemici? Allora. Come volete, sarà per colpa vostra. Del resto otterrò lo stesso quello che voglio. Monsignore. Devo mettervi in guardia. Anche Eva vi tradisce. L'ho sorpresa alla taverna mentre complottava contro di voi con un ribelle. Pare che il figlio del defunto duca sia ancora vivo e si trovi ora nelle loro mani. Vogliono usare il ragazzo come arma contro di voi e un po' sessarsi dentro. È una cosa un po'. Il polso è libero. Sganciati al momento giusto, attento, non sarà facile. Su, sbrigatevi! Mio Dio, fa che Giovanni lo salvi. Arrivano! Sono loro? Sei certo? Andiamo! Ce l'abbiamo fatta, capitano. Grazie, amici. Grazie. Appoggiatevi a noi. Ho una grande notizia, Riccardo. Ettore è vivo. Come? Ettore? Vivo? Sì, ma purtroppo è in mano di Eva. Ti spiegherò. Vengono, capitano, presto. Disperdiamoci. Ci vediamo al rifugio della Tartana.
Il tuo piano è ottimo. Ho riflettuto a lungo. Manfredo si è infatuato di Elena e prima o poi io sarei messa da parte. Quindi non c'è altra soluzione. Ma il bambino è al sicuro? È al sicuro, stai tranquilla. Ci tengo quanto te a non perderlo. Questa sera sono agitata. Sarà l'ansia per la conclusione del nostro progetto. Non so. Non c'è ragione. Abbi fiducia. Fra pochi giorni comanderemo noi. Rogate dappertutto. È in fretta. Dov'è il ragazzo? Parla. Non lo so. È qui, l'abbiamo trovato. I miei omaggi, monsignore. Spero che non abbiate avuto troppa paura. Conducetelo subito al castello. Sia trattato con tutti i riguardi. Ordini del duca. Andate. Aspettatemi fuori. Io voglio consolidare il mio potere su Monteforte offrendovi di sposarmi. Se per me questo matrimonio è conveniente, molto di più lo è per voi. Vi ho già detto no, lo ripeto, non voglio, non vi sposerò mai. Uccidetemi, torturatemi, vi risponderò sempre no. Voglio questo matrimonio. Sono sicuro che tra un momento sarete voi a dirmi di sì, e lo direte spontaneamente. Elena!
Ettore, piccolo mio, sei tornata finalmente. Non te ne andrai più, vero? Anima mia, come stai? No, non portatemi via, non voglio. Ettore! State calma, non gli verrà fatto alcun male. Lasciatemelo, ve ne prego. È un bambino. E solo ora, non ha che me. Non portatemelo via. Che cosa volete farne? Parlate. Se accettate di sposarmi, vostro fratello vivrà con voi. Altrimenti, se rifiutate, sarò costretto a farlo scomparire, ma per sempre questa volta. È un'infamia. Avete vinto. Vi sposerò. Non te ne pentirai. Si dice che il duca l'abbia minacciata di morte. Hanno ritrovato il bambino, è un ricatto. Il duca regna col terrore, non ne possiamo più. Lo sparviero nero è tornato all'azione. Finalmente. Bisogna sollevarsi contro il tiranno e liberare Monteforte. Via, disperdetevi. Proprio così. Ho saputo che lo sparviero nero impedirà il matrimonio. La duchessa Elena non può sposare l'assassino di suo padre. Manfredo la costringe, altrimenti le uccide il fratello. Dobbiamo infilzare Manfredo come un pollo allo spiedo. Se il popolo di Monteforte non sa liberarsi al momento giusto del tiranno, vuol dire che non è degno del suo buon nome. Tappo! Vi, Folco. Per il conte di Positano, per il barone di Valvisciola, per il marchese Caraccioli, per il conte di Terracina, per l'ambasciatore di Francia. Ormai la data è di dominio pubblico e il silenzio dello sparviero nero non mi convince. È rimasto solo senza uomini, avrà pensato di cambiare aria. Non mi fido. Aumenta la guardia e fortifica il castello. Essere prudenti non costa nulla. Chiama il cappellano del castello, ho bisogno di lui. Subito. Vai. Portavi notizie con tanta fretta. Sono soltanto inviti per le prossime nozze del duca. Non troverete denaro lì dentro. Parla se sei interrogato, carogna. Via. Molto interessante. Mi invita l'eccellentissimo ambasciatore per il giorno. Ascoltate. Lo sposalizio è fissato per il 28 e questo invito è per l'ambasciatore di Francia. Ora noi non faremo prevenire l'invito, è con un drappello di pit. Domani. Poche ore ancora dovrò sposarlo. Abbi fiducia, Elena. Fortunatamente i nostri amici sono vivi e liberi. Vedrai che faranno qualcosa per liberarci. Non lo credi? Ne sono sicura. Ma non riesco ugualmente a dominare la mia agitazione. E mio fratello, poi. Manfredo mi impedisce di vederlo. Permesso? Non disturbo, mia cara. Spero che siate pronta per la cerimonia di questa sera. Questa sera, ma non è domani. Certo, mia cara. Domani ci sarà la festa, gli ospiti, l'ambasciatore di Francia. Domani il popolo ballerà nelle piazze, darò a tutti vino e denaro. Ma voi domani sarete già mia moglie, perché ci sposeremo questa sera, in segreto. Ma perché? Voglio essere sincero. Se i vostri amici di un tempo, ammesso che siano ancora vivi, volessero giocarmi qualche tiro, ebbene, troveranno il fatto compiuto.
Su via, preparatevi ora. E ricordatevi, vostro fratello vi sarà consegnato dopo la cerimonia. Non avete forse desiderio di vederlo? A più tardi. Dio mio, Dio mio. Sei tu contenta di prendere il qui presente Manfredo, duca di Monteforte, quale legittimo sposo? Sì. Ego coniungo vostro matrimonio, in nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Tornate nella vostra stanza, vi raggiungerò fra poco. Non vi nego che aspettavo con ansia questo momento. Posso porgere gli auguri al mio signore? Certo, li gradisco. Come vedi, i nostri progetti procedono magnificamente. Monsignore sa sempre molto bene quello che fa. Buonanotte. Buonanotte. Cosa devo fare? Come difendermi? Ascolta, Elena, ho un'idea. Se non fosse per lui, Stella, preferirei uccidermi, credi? Sarebbe una grande sciocchezza. Invece devi vivere per lui e per Riccardo. Ascoltami. Riccardo si farà uccidere piuttosto che saperti moglie di quest'uomo. Bisogna che Manfredo non passi la notte con te. Ma come sarà possibile questo? Fra poco sarà qui, lo sai. Dobbiamo in qualche modo arrivare a domani. Il cuore mi dice che domani Riccardo e il mio Giovanni si faranno vivi. Ci salveranno. Ascoltami allora. Vuoi? Grazie. Sai, sono sospettoso di carattere. Ci sono tanti malintenzionati. Tu non bevi? Il tuo atteggiamento è superiore ad ogni aspettativa, mia cara. Brava. Hai dunque capito che c'è qualche vantaggio ad essere mia moglie? Può darsi. Ho avuto modo di riflettere. Dimmi, cosa ti ha fatto cambiare idea? Finalmente ho ritrovato mio fratello. Penso alla sua educazione, al suo avvenire. E qui vivrò tranquilla fra le comodità. Cosa posso volere di più? Ma queste sono le mie parole. Hai capito finalmente chi aveva ragione.
Infatti. Vuoi bere ancora? Bevo alla tua bellezza. Avanti, su, bevi. Il duca, come mai? Stella, io voglio andare a giocare ora. No, dobbiamo rimanere tutti uniti oggi. Dammi quel vassoio. Me li mangio tutti, va. Non è ancora sceso il duca Manfredo. Forse la causa del ritardo sarà la sposina, eh? Sua signoria eccellentissima, l'ambasciatore di sua maestà, il re di Francia. L'ambasciatore di Francia, monsignore. L'ambasciatore di Francia? Allora ha accettato di venire. Non credevo. Signor ambasciatore, accettando il mio invito, mi onorate. L'onore è mio, caro amico. Consentitemi di presentarvi padre Jacquard, mon confesseur, dal quale non mi separo mai. Gentiluomini della mia corte. Signore, signori, prego. La duchessa di Monteforte, mia cara, l'ambasciatore di Francia. Con gli omaggi del re di Francia. Oh, ma che ha? Monsignore, vogliate scusarla? Si sa, il matrimonio, l'emozione, il caldo. Le donne, caro duca, le donne. Già, le donne. Non abbandonare Ettore. Sei un bel bambino. Tua sorella sarà contenta di averti con sé. Su, bacia la mano del padre. Caro, siate pronte. Alla spiaggia ci aspettano con la tartana e in cortile c'è una carrozza. Seguitemi. Ti amo. Thank you.
Arrestateli! Arrestateli! Prendeteli! Non fateli fuggire! 100 ducati a chi me li consegna vivi! Giovanni, fuggi con loro! Con me! Copritemi le spalle! Maledetto, è il diavolo in persona. Presto, le donne. Seguitemi. Guardi qua. Voi di là. C'è uscita qui. Nascondiamoci, forse potremo fuggire. Via. I signori si sono serviti con le proprie mani. La porta è sprangata e non si aprirà più. Sarà la vostra tomba questa. Voglio vedervi morire tutti, senza pietà per nessuno. Anche tu, Elena, che mi hai ingannato e tradito. Morirete. Tutti morirete, tutti. Nero! Eccola la vostra fine, eccola. Maledetto! Maledetto! Assassino! Tornerò a godermi la vostra agonia. Addio! Elena! Aprite, maledetti! Non possiamo morire così. Elena! Manfredo! Salva il bambino! Ti scongiuro! Manfredo! Manfredo! Uccidi me, ma salvalo, salvalo! Capitano Riccardo! Evviva! Benvenuto, capitano. Giovanni e le donne sono in pericolo. Non c'è tempo da perdere. Questa è l'ultima partita fra me e Manfredo. O Monteforte tornerà libera o moriremo tutti. Sollevate la popolazione mentre noi andiamo al castello. Su, coraggio! A cavallo! Thank you.
morte! Morte al tiranno! Morte a Manfredo! Pochi minuti. Ma il duca, il nero, dove sono? Ci hanno abbandonati, quei vigliacchi. Monteforte libera! Evviva il duca Ettore! Evviva! 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 E Manfredo, l'avete preso? No, è scomparso, non è stato trovato. Maledizione, cercatelo dappertutto, non deve sfuggire. Ci penso io. Dov'è Manfredo? Avanti, parla! Non lo so, vi giuro che non lo so. Appena hanno assalito il castello è scomparso. Riccardo, no! Riccardo! Thank you.
questo momento Ettore di Monteforte torna sul trono di suo padre e assume nuovamente il titolo di Duca delle Terre di Monteforte. A lui giuriamo fedeltà e obbedienza. E gli auguriamo anni ed anni di vita prospera, di felicità e di pace. Nel film più dinamico e sensazionale, Il pirata dello Sparviero Nero. Gli spietati predoni venuti dal mare spargono il terrore e la morte sulle coste italiane. Le violenze e i soprusi di piccoli tiranni opprimono le campagne e i villaggi. Un pugno di uomini valorosi, guidati da un intrepido eroe, diventano pirati e fuorilegge per liberare le popolazioni inermi dalla tirannia e dal terrore. Un eccezionale gruppo di interpreti: Gérard Landry, Andrea Aureli, Ettore Manni, Germano Longo, Pina Pottin, Eloisia Cianni e Mijanou Bardot, che vedrete per la prima volta in un film italiano, danno vita ai personaggi con particolare vigore. Fra le turbinose vicende e le lotte senza quartiere, anche le passioni umane si esasperano. Agli amori romantici e agli slanci generosi si alternano le passioni violente, la crudeltà e l'intrigo. No, no, no! Ma voi domani sarete già mia moglie, perché ci sposeremo questa sera, in segreto. Ma perché? Voglio essere sincero. Se i vostri amici di un tempo, ammesso che siano ancora vivi, volessero giocarmi qualche tiro, ebbene troveranno il fatto compiuto. Hanno ucciso mio padre. Ettore è scomparso. L'avranno ucciso, forse rapito. Non potrò mai perdonarmi di non essermi trovato qui. No, Riccardo, vi sareste fatto uccidere inutilmente. Domani assisterete all'esecuzione del vostro capo. Poi sarete consegnati ai soldati. Carogna, ignobile carogna. Pagherai con il tuo sangue tutto questo. Uccidete anche me con lui, siate generoso. E adesso portatele via. Presto! No, lei no. Pagherai! Ti giuro che pagherai i tuoi delitti, assassino! Tu sarai la duchessa di Monteforte, io il duca. Perché sarai il giovane erede a firmare i decreti prima di scomparire. Voglio vedervi morire tutti, senza pietà per nessuno. Anche tu, Elena, che mi hai ingannato e tradito. Tornerò a godermi la vostra agonia. Il pirata dello Sparviero Nero, il film dell'imprevisto, dell'emozione, dei contrasti violenti e delle azioni disperate. Il film che non concede respiro.
Ragazzi, alla porta! Il pirata dello Sparviero Nero. Un film di coproduzione italo-francese. Diretto da Sergio Grieco. Presentato dalla Filmar. Prossimamente qui.